Buonasera. Bada, ti vedo, ti ho visto e ti sconsacro, anche se verme di strada, ladruncolo notturno, ti annidi nella gola del libro che riposa, questo tomo dormente. Soffio il fiato dentro al cavo involucro, per spegnerti, ferirti, impaurirti, annichilirti, impeciarti, devastarti, fra le parole della pagina, trasformate in un campo di battaglia. Basta niente per schiacciarti per sempre. Il gran sapiente antico ha le sue pagine d'oro, non sotto un albero di fico, ma dentro i libri bruciati, libri divorati, libri calpestati, libri spaccati, libri con il freddo sopra il cuore, libri schiaccicati dalle pietre, libri marciti come un fiore, libri restaurati con amore, libri dimenticati sopra un muro, libri cancellati con il gesso, libri mescolati con la creta, libri con l'odore di sacrestia, libri ricoperti dalla polvere, dai fulmini feriti e da tempesta, libri annodati da una mano amica, libri caverna per formiche operose, libri impietriti da terribili inverni, libri affamati per un lungo cammino, libri ostello per il tarlo ubiquo, vestito da pulcinella o da signore, ma in realtà vero diavolo stupratore, che sono prendo, inseguo, schiaccio con un dito, giusta vendetta al mio furore. Nei libri antichi è scritta la saggezza, parola di Brecht, ma dalle severe biblioteche non esce solo il sapere lucido di Sale, non esce solo con le piume dell'esile gabbiano, la poesia claudicante per l'attesa e prossima a cantare, esce anche la ferocia del tarlo, appostato con denti di delirio, escono grida e voci di una storia che racconta come troppe volte i sapienti si inchinarono ai potenti, sorridendo. Dalle biblioteche, dice Brecht, escono anche le voci dei massacratori. Aggiungono, non le voci dei massacrati. In una grande foresta di silenzio, il tempo li ha divorati. Vivrò ancora, per ricordare, non per dimenticare, per governare il mio periplo sul mare infuriato, fra i libri stretti dentro le armature, come foreste e rocche di antichi re perdute nelle convalli. Guardano lontano i libri nelle sale, quando il gelo di novembre li chiama, li risveglia dal sonno e allora, coperti di polvere, tremano. La nebbia copre i fanali, copre i viali, oltre i vetri, un giovane topo passeggia e cerca la strada per Roma. Dormono di notte gli antichi scrittori, coperti di fronte, con le mani stringono i calamai che bruciano, i tomi si scuotono, aprono le pagine, scrollano il tarlo guerriero, convinto di passare, annidato, l'inverno a divorare parole. Cammina, cammina, questo inverno dell'anno 2000, nella biblioteca del convento silenzioso, fra i monti. Anche i frati dormono, ora, e sognano le rose. E prima di ridare la parola ad Antonio, leggo quella che è l'introduzione che Roberto stesso ha scelto per presentare questo volume. Che si stampano libri sono secoli, che si leggono libri sono secoli, che il libro esista ed è una presenza viva nel mondo culturale dell'uomo sono secoli. Adesso, proprio in questi anni, dicono che il libro stia morendo. Non lo credo. In questo momento il libro è come un pugilatore messo knockout,
ma con tutto il vigore ancora intatto e pronto a risollevarsi da terra per un nuovo round. Questo libro, messo insieme con pazienza per decenni, vuol cogliere le ombre e i respiri più significativi e dedicare loro un omaggio in nome di buona e bella cultura. Leggere un libro, aprirne le pagine, sfogliarle, è ancora una miracolosa operazione che ci riempie di meraviglia, anche se il libro è soltanto un volumetto di versi che un giovane esordiente spedisce, pieno di speranza e di augurio. Con affetto questo libro sia un regalo anch'esso, per quanti mantengono ancora intatto il gusto della lettura e sono disposti ogni giorno a lasciarsi sorprendere per la vitalità che la pagina scritta riesce a mantenere. Buona lettura dunque, per i lettori che avranno la pazienza di scorrere queste righe qua offerte e la curiosità per delibarle. E grazie per l'attenzione. Roberto Roversi. Libro che sfoglio, libro fra le dita, pagine e pagine corrono serene, come le nubi bianche sulla pianura padana, inseguite dal vento insigne, generoso delle colline. Libro mio, conservati per gli anni futuri, libro miele, libro farfalla, libro orango, ma non libro di fango, libro della mia vita, sopravvissuto ai secoli più duri. Non lasciarti sopraffare, non piegare il capo, servo, non diventare. Fischia la tua canzone. Non la rovina della pietra, ma la cenere del libro. Il libro è corpo e anima che si consumano e si estinguono, come il corpo dell'uomo. Lungamente patito e desiderato, il fuoco lo brucia cantando, perché la vittoria sopra il tarlo killer mistificatore lo esalta. L'uomo è il libro che si compone nel fuoco, l'uomo e il libro nel fuoco sono compagni, parlano della comune avventura, parlano prima del distacco. La cenere è leggera leggera nell'aria, l'occhio dell'uomo la raccoglie e si quieta per un momento. La parola del libro è divorata da implacabili fiamme, eppure non sopravviene l'oblio. La memoria non si cancella, la storia delle cose incombe ancora, con l'elenco di nomi e di fatti accaduti, delle piccole glorie, delle sconfitte terribili. Questo fa fuggire gli spiriti del male, annidati fra le pieghe dei fogli, dentro le legature solenni, intenti a scalzare, verbo dopo verbo, la verità delle parole. Il fuoco dell'invettiva li stana, li seduce, li annienta. Anch'io, lettore, sono nient'altro che un cavaliere solitario in battaglia contro il tarlo della tavola rotonda. Bravo! Libri, nessuno più li vuole. Cadono i libri come foglie al sole, insieme agli uomini sperduti da una guerra terribile delle parole. Anche la città di Bologna si autodistrugge, rifugiandosi dentro un quadro antico per cercare le origini e la fonte, ma nessuno vuole entrare nelle biblioteche severe. Restare a guardare la TV dà più gusto, dicono. La sedia è lì, lo scaffale pieno, la luce esalta il rosso livello dell'attesa e via per sfogliare, leggere, imparare, fantasticare, errare, prorompere, guardare nel fondo delle riflessioni. La terra è come spaccata in due, i libri sono nel mezzo. Adesso che vado a finire, vi saluto. Addio, libri, libretti miei, cari adorati. Io non ho altri amici che voi, veri, sinceri. Quanti anni insieme, in un silenzio di opere garbate. Bastava che allungassi la mano e suoni s'alzavano di liete campane, nonché quel bisbigliare notturno
che da solo potevo ascoltare. Addio, per adesso. Non vi abbandono, lo giuro. Non vi abbandono affatto. Sotto le unghie del gatto. Grazie. Tristemente per lui, ironicamente per lui, siamo stati tutti molto amici. E non ho voglia di parlare di morte, perché mi piace dire che ho scritto una cosa, la mortalità, punto interrogativo, infantile. La reputo infantile e sorpassata. Mi piacerebbe poter continuare a scrivere a Roberto, ma credo si sia già fatto, oppure propongo questa cosa. Chi ha da scrivere a Roberto continui a scrivere e continui a mandargli delle cose. E verranno raccolte, o verranno perse, o verranno tramandate, o verranno macerate, tanto prima o poi le macere ci vanno lo stesso, certe cose. Si intende sempre che cosa si capisca con macero o non macero. Io lo so perfettamente che quella palma verde, di cui non la voglio di fare aneddotica, se non solo una piccola cosa che non riguarda mai ma mia figlia, lui scrisse nell'80 un libro per mia figlia da aprire nel 2000. E mi ha detto di perderlo, perché fu perso, è stato perso quasi oltre il 2000, e mia figlia l'ha aperto e ha detto c'era un libro oltre il tempo. E solo questo a tenervi, no, sento che c'è un peso, vedere anche dei comici che entravano nella sua libreria Palma Verde poteva essere una grossa rottura per chi scriveva allora, venivamo guardati anche un po' come dire, state poco, ecco, lui aveva questa idea dello state quanto volete, ecco, però non state molto, e il suo secondo amore, credo, o forse primo, o tra il primo e il secondo, se esistono spazi secondo me tra il primo e il secondo, Elena mi intratteneva, mentre io non lo dovevo intrattenere troppo, perché spediva, e spediva anche me. E io penso che ci sia uno spazio tra tutto quello che Roversi ha detto e fatto, e questi momenti, è quel vuoto che riempiono i famosi bolognesi che mancheranno, di cui mi sono rotto molto, perché quel vuoto potrà essere solo riempito con i pieni nostri, non più solo con la loro memoria o con chissà chi. Adesso tocca a noi, ma è un po' che tocca a noi, è tanto che tocca a noi. E invece a noi tocca solo la morte, quindi abbiamo il problema di chi resta, che è il vero problema della morte, non certo chi va o va oltre o va in altro, o chissà dove. Allora direi, riempiamo questa roba qui, questo spazio vuoto che c'è tra la scuola e la poesia, tra l'istituzione e la poesia, tra i funerali e la poesia, tra la malattia e la poesia, tra le carceri e la poesia, c'è un vuoto in mezzo, lì dobbiamo andarci noi, o meglio, se si può tenere quel vuoto. Sarò come la libreria Palma Verde. Sono qui per il mio bene, per il suo, o sento per il bene che gli volete, per un bene. Bene. Sapere bene. Per quanto ne so, e mi chiedo per quanto ne so, Roberto lo sa, ma non lo sa e basta. Lo sa bene. Diverso sapere da sapere bene. Sa bene che cosa? Che esistono vite sillabiche e uva celeste, chiodi claustrofobici e baci a strascico. Che ci sono i martiri dell'ingenuità e gli amori incubitali. Sa bene che inaspreremo la pena, ma di poco, che rimetteremo i peccati al loro posto. Roberto sa bene che dissemineremo il tragitto di trappole per scoppi e tollereremo solo l'incesto stellare. Controlleremo che non ci portino via la roba stesa tra due momenti. C'è della roba stesa tra due momenti. Bisogna che non ce la portino via. Non so se vada asciugato o bagnato. Così sapremo se la morte è una forma di evasione o il portento un modo per non accontentarsi di essere vivi. Se i buchi sono di passaggio o gli al di là un deterrente per i turbati. Roberto lo sa bene che all'inizio faremo come certe ciglia, cadremo in silenzio, bisognosi di sbagliarci e pronto al tutto, altrui. Animali mancini ci daranno la coda in segno di ritrosia e come premio per gli incamminati un tacco in fronte e via andare. Ma senza dare via, troppo comodo. Senza annusare la rosa prima di staccare la spina, troppo comodo. Senza aspettare di tornare donna per saperla aspettare, troppo comodo. Senza e basta. Sa bene, Roberto, che i mobili insegnano a spostarsi, che per andare bisogna smettere di stare, che gli occhi aspettano che il naso cada per conoscere finalmente un occhio l'altro occhio, che la differenza tra pianto e pianto è liquida e estirpante, che ogni Dio ha tre possibilità. Una è lui, le altre due siamo noi, o noi due. Roberto sa bene
Gli uomini contanti pagano il disprezzo. Avi da crociera passano l'orizzonte e cambiano le abitudini del cielo. Uomini che non sono altri. Roberto sa bene che siamo uomini che non siamo altri. Che bisogna infilarsi l'anello mancante e sposare l'idea. Perché la piaggeria genetica è in agguato, le nuove degenerazioni in assetto di pace. Sa bene Roberto che l'incaricato di esistere si nutre di doveri, mente sapendo d'essere vero, applaude chi vince la paura con una mano sola, spasima per sé e rallenta il mare fino a notte onda. Sa bene che il gentile ossesso non ti lascia mai, usa un abbrivio per appostarsi tra le differenze, incute gioia e usa lo stesso infinito del verbo orizzontarsi. Ecco perché non esiste mai una coscia sola. Insieme formano i viali di carne. Ecco perché il monumento agli accaduti non si farà se prima non succederà. Ecco perché il grigio non è un colore, perché è l'occhio che non fa rumore. E a chi chiede, hai delle responsabilità? Risponderemo sì, ma adesso ne ho bisogno. Roberto lo sa bene che faremo il capoverso di noi stessi, mangeremo quello che gli altri masticheranno e ci riposeremo per fatiche che altri hanno fatto. Ma ci sveglieremo solo se dormiremo, perché al bello non c'è rimedio. Roberto lo sa bene. Due cuori e una giraffa, i piedi del buio, l'ormai del passo, l'allusione del 56, i fondi raccolti per fare altre bottiglie, spionaggio nel sonno, oscilli o piangi? Roberto lo sa bene qual è la risposta. Chi mi dice che siamo amati mi deve dimostrare anche il contrario, perché il tempo per passare deve avere spazio, non bastano più i posti, servono nuovi acchiti, il novero è malato, la terra fa acqua da tutte le parti e in amore annega sempre, tanto la verità viene a galla. In che senso? Nel senso civile, del termine, del mondo, perché il mondo finisce. Roberto lo sa che stiamo nati per nascere, siamo nati per nascere, la testa è solo la montatura del cervello, la puoi cambiare, ma quello che fa la differenza è la vista graduata, il manto nervoso, un filo di sopravvento, la fossa dei piaceri, la guancia porta, l'aurea che abbiamo attorno ai poeti, anche se non si definiscono tali. E come fa la maledizione che sopravvive al suo pronunciante? Si deve gratitudine a ogni testamento piovano, si deve qualcosa ai vedovi dell'ombra e agli orfani del posto. Io so bene che Roberto sa bene che siamo passati al setaccio. Setaccio consento, setaccio indispongo, setaccio ho paura, setaccio soccombo, setaccio convengo. Tu invece puoi, Roberto, non parlare, dimmi. Bene! È una poesia del 1978, si chiama 100 poesie, ed è fatta di 15 capoversi. Carmelina, come se mi è tu tempo, il tempo se mi tomara, ti ruviente. A Bologna sulla piazza maggiore attraccano le petroliere. Questa è un'epoca storta. Le petroliere lavano le cisterne e buttano fuori morchia. Ma io a Bologna, da che parte stavo? E tu in Italia, da che parte stavi? Lui nel mondo, da che parte stava? Il fuoco di marzo si è spento, seccato, il vento d'aprile l'ha tutto lavato, anzi non c'è più prato, quest'anno è un dato, le api non hanno lavorato e il miele da caccia costa quanto l'oro. Noi faremo fatica a invecchiare. Oggi vogliono il consenso generalizzato, c'è poco da scherzare, ma io so che non lo posso dare. Solitudine italiana, terribile, violenza triste non fa primavera, violenza, solitudine. È una sera spaccata col coltello, anzi è cuore di vitello sul piatto del beccaio. Non lasciamoci sopraffare, approfondire e cercare. Non sbalordire sui sintomi, concludere, fare senza gli specchi, non voler sbalordire, approfondire, cercare. A discorso con breve discorso, a poesia con una poesia, a un morso con un morso. La tendenza degli stati moderni è di fare colpa ad ogni opinione globale. Resisti. Il male chiama straordinaria pazienza. Resisti. Non perderti, non perderti. Resisti, domani, domani, intanto, conta fino a 100. È spento il televisore. È allora un paese che fa pena, un paese corrotto, un paese scollato, è un paese di Bengodi, un paese disastrato, trattato al difenile,
con uomini, donne che sono gatti nel cortile, sofisticano anche il pane, è un paese con la scabbia e la schiena di un cane? Il fondamento è l'uomo, con le sue nebbie, con i suoi inverni. Il fondamento è la rabbia buona dell'uomo, un tuono che promette pioggia d'estate. La nostra vita sembra un fiammifero che non si accende. Fra mille anni sapremo la libertà cos'è. Per ora aspettare i grandi pesci che approdano carichi di uova e l'acqua nel mese di aprile è tutta gialla. Galantuomini in lebole che sgovernate l'Italia. Ma io a Bologna, da che parte stavo? Culi secchi, maledetti, maledetti tre volte che vi vengano le doglie. Io a Bologna, da che parte stavo? Culi secchi. Le cicogne bianche, esili e carogne prossime a scomparire possano beccarvi le orecchie che avete chiuse e strette per non udire. Io a Bologna stavo non dalla parte del vento e del fuoco, ma all'ombra di un dolore. E la questione non è se si debba dare o non dare a quei signori nuovo potere, ma se si debba insistere affinché sia tolto a loro quel potere che hanno già, tutto il potere, e per sempre. Un sano accompagna un pazzo a una visita nella clinica. Lì il savio trova ammalata di mente un suo vecchio amore e il pazzo trova sana e vitale un suo vecchio amore. Alla sera, quando escono e la giornata nonché la visita sono finite, il pazzo è rinsavito e il sano è impazzito. Io ho 100 anni e sono nato ieri. La politica è fare? La cultura è pensare o è giustificare? La cultura è fare una per una e tutte le cose pensate. Ricordo la morte di 25.000 gabbiani dentro il petrolio nel Mare del Nord. Ricordo la morte di 2 giovani assassinati nella periferia di Milano. Ricordo la pazienza e l'amore di 100.000 persone che li seguono piangendo. Tutto scompare sempre troppo in fretta, la nostra vita saetta e cade spesso in un campo di cenere. Risposte, non sbalordire sui sintomi, concludere, dare 1.000 risposte. Il tuo dolore è il mio dolore, non il mio piacere. Io non ti invidio, ti amo, non perdo. Parliamo di questa guerra per bande che è la poesia. La poesia è una mela? Si legge per dispetto? Si ascolta come il temporale cupo del telegiornale? È una partita d'arancia andata male? È il suono secco, un suono duro, una mano al catrame contro il muro? È l'ombra di una cosa ed è la cosa, è la voce e il cuore della cosa ed è per sempre il suo futuro. È inutile chiedere resta se qualcuno vuol partire. Il branco di oche che sembrava migrato è lì, fermo nel cielo, che aspetta dentro un vento gelato. Scoppia la luce mentre noi lo guardiamo, certo sarà annientato, perché il tempo di partire è già passato. E vivere è la pazienza del mare. Vivere è la pazienza del leone che aspetta sotto il sole. Se grande è il dolore del mondo, dobbiamo vivere dentro questo dolore. Per un po' decido ancora di sorvegliare i fatti e di aspettare, non per sempre, ma per quel tanto di tempo necessario. Togliere un altro foglio al calendario. E a Bologna, da che parte stavo? Essere liberi di decidere, liberi di realizzare, liberi di lavorare, liberi di sbagliare, liberi di ricominciare. La libertà vuol dire essere almeno una volta felici. Non stavo dalla parte del lupo, ma dell'agnello. Io ho cercato di mangiare il pane con quanti vivono nella disperazione e sono i più miseri e straziati, o i più offesi. E ho cercato di accompagnare ancora una volta il vicino e il lontano mentre taglio la gola al lamento inutile
e all'ombra della vita che cade sulle spalle, dato che cammino verso la morte. Spezzare sotto i piedi la rabbia in cui ognuno deve spicchiarsi. L'intellettuale monopolistico, che ha tanti lettori, dà la sensazione che poca gente lavori sulla testa di tutti. Io a Bologna, da che parte stavo? Un giovane morto regalava la sua libertà agli altri. La città piangeva. Oggi piange l'Italia. Il campo delle patate è stato saccheggiato da mille talpe. Nei musei geliti il vento di Favonio copre di neve le mani delle Madonne. E nei palazzi antichi corrono fantasmi impazziti perché suonerà mezzanotte. E dopo nessuno può contare le ore. Piange l'Italia, mandria di bufole abbandonate nella terra che non dà fiori. Qua sei, qua stai, qua lotti, non ti ferma. Nostri sono gli anni che vengono. Volevo leggere una lettera che forse dopo, soprattutto dopo aver sentito il testo che ha scelto Stefano Benni, assume un ulteriore così, un grado di interesse. Una lettera che ha scritto Italo Calvino, con cui Roversi era molto amico, dopo aver ricevuto e dopo aver letto le descrizioni in atto, che sono stato è stato il primo lavoro che Roberto ha realizzato e che ha deciso di non distribuire, poi magari più avanti diremo perché. Caro Roversi, con le descrizioni in atto, lette poco per volta come mi hai raccomandato, seguendo il movimento della poesia nei suoi slanci che durano lo spazio di un verso e si interrompono e riprendono, e nel suo venire a ogni momento negata, contusa, graffiata, irrisa dall'alto, posso stabilire un'identificazione come modello di un mio diario muto, veleno masticato quotidianamente a leggere il giornale, oppure posso marcare cosa ci separa nella pratica. Tu che hai deciso di parlare, il tuo rovello, e io di tacerlo, tu di inglobare tutti i nomi della crosta del ruminabile in un discorso, in una volontà di discorso continuo, e io di accettare la sconfitta della parola, almeno della mia, del mio discorso, tutte le vie chiuse o escluse di quelle che ho creduto praticabili. Per me l'unica è lasciare che la vita si riduca, la parola si riduca, cioè vivere e scrivere come prassi, stabilendo coi viventi le comunicazioni in diretta e discontinua che sono proprie dei morti, fingendo anche quella serenità e quel distacco che i morti usano fingere, perché è il solo atteggiamento che a loro si addice, anche se non l'hanno raggiunto nemmeno di lontano. Questo confronto, dialogo con te è stato per me la lettura del tuo bellissimo libro, come libro tuo e come diario collettivo. Tuo Calvino. Post-scritto. Naturalmente, il vecchio tic professionale mi porta a comunicare ai colleghi executive torinesi, lui lavorava per Einaudi. Ho un Roversi pronto per andare in stampa. Se devo consegnare loro la mia copia, se tu mandi loro un'altra, fammi sapere. Nella prima quindicina di aprile sono a Torino, puoi scrivermi tu. La risposta di Roversi, cioè in minuta, dice che non vuole pubblicare con Einaudi, la sua scelta di non pubblicare con le grandi case editrici è stata poi ribadita a tanti amici che lo sollecitarono, gli scrivevano nel dicembre del 77, Oreste Del Buono dirigeva la Bompiani. Ovviamente tu sai che è molto tempo che ammiro quanto scrivi, il mio massimo desiderio, la mia massima ambizione sarebbe quella di poter pubblicare un tuo libro. Gli scrive Del Buono e c'è la risposta. Carlo Carena per Einaudi nell'81 gli manda una lettera dove dice: caro Roversi, per il prossimo febbraio vorremmo prevedere una ristampa di Dopo Campofornio, se ha qualche correzione da segnalarci la preghiamo di farlo, vogliamo andare in libreria. La risposta è: ho letto la sua lettera e tornando a Bologna la ringrazio per la comunicazione, ma obietto subito il seguente: dopo 16 anni dalla prima edizione penso che l'editore non scalpiti proprio per tornare a riproporre il libretto e che quindi possa in pace aspettare, rimandare e accantonare. Infatti in questo momento desidero sul serio non stampare o ristampare nulla. Quindi Roversi ha sempre fatto questo, ha rilasciato un'intervista
un anno fa circa, che è stata pubblicata sul Filo Rosso, che era una di queste piccoli fogli volanti con le quali lui collaborava, dove gli veniva nuovamente chiesto di questa sua separatezza dalla grande industria, lui ribadisce in maniera ferma e decisa questa posizione che poi ha contraddistinto tutti gli ultimi 50 anni della sua vita. Una piccola così spiegazione sulle cose editorialmente disponibili di Roversi, perché molti, soprattutto appunto dopo la sua scomparsa, hanno chiesto e si domandano com'è possibile leggere cose di Roversi, che cosa c'è, eccetera. Abbiamo già anticipato e già così detto che Roversi non ha, si è ritirato, diciamo, dal grande mercato della grande editoria già agli inizi degli anni 60 e ha lasciato tutta la sua produzione, se l'ha autoprodotta oppure l'ha fatta stampare in maniera sempre in tirature molto limitate da piccoli editori, tra cui appunto noi della Pendragon. Noi abbiamo realizzato la ristampa anastatica di tutta la rivista Officina, che lui fondò nel 55 con Pasolini e Leonetti, ed è un volume che è disponibile per chi ha voglia di acquistarlo. Successivamente ha deciso di stampare con noi e la cura la diede al suo grande amico Arnaldo Picchi i suoi testi teatrali, e sono tutti disponibili. Lenzo Re è stato recentissimamente ripubblicato anche per cura della Fondazione Cassa di Risparmio, che aveva nel 98 messo in scena tutto lo spettacolo appunto per la regia di Arnaldo Picchi. E invece per noi della Pendragon gli altri quattro testi teatrali: La macchia d'inchiostro, La macchina da guerra più formidabile, Unter den Linden e Il Crack, grazie. E questi quattro volumi sono tutti disponibili. Il grande poema, è già stato citato, L'Italia sepolta sotto la neve, ha conosciuto dall'inizio degli anni 80 fino all'anno scorso diverse pubblicazioni a stralci, alcune di queste raccolte in piccoli volumi decisamente introvabili, nel senso che erano state pubblicate, noi della Pendragon pubblicavamo nel 93 un volume in 30 copie numerate della prima parte, le edizioni Nord Se pubblicarono la prima parte, l'edizione del Girasole di Siciliane pubblicarono la seconda parte, poi altre parti vennero pubblicate in riviste sparse, eccetera. Nel corso di una ventina d'anni era stato pubblicato quasi tutto. Nel 2011, in forma privata, sono state stampate appunto su sua richiesta 32 copie numerate di tutto il volume che raccoglieva il lavoro. Successivamente Roversi ha autorizzato l'editore Sigismundus, l'editore marchigiano, a pubblicare 200 copie, l'ultima parte dell'Italia sepolta sotto la neve, che si chiama Le 30 miserie d'Italia. Questo volume è un volume appunto di cui che non è in commercio, e ne sono state stampate pochissime copie numerate, più una piccola tiratura che invece verrà messa in commercio, ma di pochissime copie, tra qualche mese. L'editore Luca Sossella, che spero sia qui e che non voglia prendere la parola, oppure non ce l'ha fatta venire, ha pubblicato invece nel 2006 tre poesie e alcune prose, che è un grande volume un po' antologico, in cui si trovano appunto sia testi poetici sia testi critici di Roversi, perché quello che non abbiamo così sufficientemente sottolineato in questo incontro finora è il fatto che Roversi è stato un grandissimo poeta, e di lui abbiamo parlato, però è stato anche un romanziere, ha scritto due o tre importanti romanzi, tra cui Caccia all'uomo, che è disponibile perché l'abbiamo ristampato l'anno scorso, ma è stato anche paroliere, questo lo sappiamo, il paroliere molto... il paroliere di Dalla è l'epiteto che gli è stato assegnato, perché in effetti la più parte della sua produzione come paroliere è stata cantata da Dalla, ma anche gli Stadio hanno cantato quelli che erano i Beatles, ad esempio, e anche altre canzoni di Roberto, e tanti altri hanno cantato canzoni di Roversi, perché anche quando dei gruppi semi sconosciuti di qualunque parte d'Italia gli chiedevano delle canzoni, lui generosamente mandava testi e chissà quante canzoni sono in giro scritte da lui, tantissime. Poi è stato libraio antiquario, questo lo sapete, è stato editore, e della sua attività di editore esiste un catalogo che abbiamo pubblicato noi della Pendragon 2 anni fa,
che è il catalogo di tutte le edizioni della Libreria Antiquaria Parmalat, ha stampato oltre 70 titoli, quindi un'attività veramente enorme anche quella nell'ambito al di fuori, diciamo, semplicemente della poesia. Ringraziando di questa presenza, volevo salutarvi con una lettera che non è una lettera, è con una specie di gioco, perché quando negli ultimi anni ci vedevamo ancora detto, ogni tanto scherzavamo su alcuni argomenti, uno di questi era, diciamo, l'autorappresentazione. Allora un giorno gli ho detto: tu non hai mai scritto di te, tranne una famosa nota biografica che fu poi stampata da Vittorini sul Politecnico per spiegare chi era questo Rovès, di cui Vittorini aveva somma stima. E allora lui una volta, allora mi disse: adesso ci provo, così. Poi un giorno sul tavolo lì vidi un fogliettino dove c'era una specie di autobiografia da Lorusa, la stampò e mi disse: guarda, più di così non riesco a fare. E secondo me è un po' giocoso, un po' no, è un po' un autoritratto di Roversi che vi voglio leggere. Roversi com'era e come non è più. Gli piacque la battaglia, anzi, restando sempre sconfitto dalla testa ai piedi e così via, dicendo: non ebbe lacrime per la vita, ma lacrime per il dolore. Visse in tempi duri, quale il sole tempesta, spesso con furore. Prese il pane che c'era, fu lieto in somma misura per la moglie e il figlio, e non imprecò mai la sorte. Fu questa, forse, la sua unica virtù, insieme, è vero, alla fedeltà dei sentimenti. Grazie a tutti. Cosa che mi ha colpito sempre di Roberto, di tutti i colloqui che ho avuto con lui, era proprio il fatto che era uno straordinario e acutissimo ascoltatore. Era capace di ascoltare per moltissimo tempo chi andava a parlare con lui e a conclusione di questi lunghi ascolti, con una battuta brevissima e arguta, sapeva dare il senso di una conversazione intera. E credo che fosse proprio questa qualità a spiegarsi e a spiegare anche il suo amore per i libri. La più grande qualità umana che io riconosco a Roberto Roversi come intellettuale del Novecento è stata la sua capacità di essere autonomo, autosufficiente, non contagiato dalla malattia del protagonismo, pronto a prendere la parola quando era necessario, ma non disposto a compromessi per prendere la parola. Una lezione umana straordinaria in un'epoca in cui il protagonismo invece sembra farla da padrone, in cui il quarto d'ora waroliano di celebrità sembra un diritto che debba essere riconosciuto a tutti. Roberto, al contrario, preferiva stare in disparte e in questa disparte, da questa disparte, lasciare spazio agli altri. Era proprio questo suo rispetto per il dialogo che gli ha permesso e che forse nasceva anche dal suo amore per i libri, perché i libri, questi compagni silenziosi, hanno bisogno di moltissimo rispetto da parte nostra per poter parlare. I libri non amano il protagonismo, non amano il protagonismo del libro e non amano il protagonismo del lettore. I libri sono la più grande macchina comunicativa che l'uomo abbia costruito nei secoli e sono una macchina comunicativa che funziona attraverso il rispetto e la collaborazione. Se non c'è questo rispetto reciproco, se non c'è questa collaborazione, i libri non funzionano. E Roberto Roversi, credetemi, è la persona che meglio di tutte conosceva questo meccanismo collaborativo, questa condivisione profonda, ed è la persona che più di tutte ha potuto insegnarci, io credo, ad amare i libri e la comunicazione. Grazie. Io però, più che di parlare della figura di Roversi, che chi non lo conosce può leggere questo libro e già capisce moltissimo della sua figura, del suo lavoro, del suo impegno, del suo modo di essere soprattutto,
ho colto questa occasione, soprattutto questo libro, questo suo ultimo libro che lui ci lascia, che credo sia molto importante, per riflettere un po' sul libro. Una cosa che lui stava molto a cuore e che mi ha colpito veramente. Sapevo che alcune poesie che sono in questo libro le conoscevo, sapevo che lui da anni scriveva queste cose, alcune le affiancava ai libri che spediva, no? Alcune sono anche questo libro, e quindi mi è sembrato giusto, poi gli altri lo diranno, vedranno, di riflettere un po' sul libro, e quindi se permettete io mi siedo perché a leggere in piedi non ce la faccio. E a leggerle queste poesie non si può non pensare che contengono in modo più scoperto, a differenza della maggior parte del suo lavoro, una buona dose, anzi direi molta, della vita di Roversi. E questo non solo perché è stata una vita tra e per i libri, che per lui significava tra e per le cose da dire, da comunicare, le parole, le pagine, i fogli, i biglietti, le lettere, tutto quello che poteva costituirsi come un contatto fra i pensieri e le conseguenti azioni che quelli dovevano avere in sé. Non solo per questo, dicevo, ma soprattutto per quello che il libro ha sempre rappresentato per lui. L'oggetto, certo, e sappiamo che a un certo punto del suo lavoro cosa ha saputo farne, ha saputo anche liberarsi di questo, come tramite di un pensiero, di una emozione, di una riflessione, di un godimento intellettuale mai, ripeto, mai fine a se stesso. Non un godimento puramente estetico, ma un furore. È il libro usato, sentito, conservato, costruito come un'arma per combattere. Ascoltare una lettura di poesia o leggerne su di un libro è, successivamente, appunto con quel furore, buttarsi a scriverne di proprie. Era questa la paradigmatica condizione in atto di Roversi, ciò che ha sempre sostenuto. Queste poesie sui libri sono certo un atto di venerazione per quanto lo ha avvolto e circondato in quasi 80 anni, come lui stesso precisa nella nota, ma appunto non soffermandosi sull'oggetto in sé, per quanto amato, annusato, accarezzato, né sull'ascesa sociale né sull'eticità. Ciò che conta, che alla fine contava per Roversi, era quello che si scrive e mai chi lo scrive. Non perché quest'ultimo non avesse importanza, l'aveva, ma in subordine al lavoro dato in lettura, non viceversa. Stando a questo, che l'attuale forma del libro sia prossima a scomparire o meno, ripeto, la forma del libro, la questione a mio avviso non ha questi termini, sarà quello che dovrà o potrà essere, poiché il problema, sempre a mio avviso, non si pone rispetto a una forma. Un piccolo aneddoto, tanto per chiarire cosa significava per Roversi valutare la cultura, le sue evidenze sociali ed esistenziali, e le questioni politiche. Nei rapporti epistolari o direttamente personali, capitava che qualcuno lo appellasse poeta, egregio, gentile, magari anche caro poeta, ed era questo un modo per indispettirlo, non perché non si sentisse tale, tale lo era, tale sapeva di esserlo, nessuna gozzaniana vergogna, quindi. La questione risiedeva nel rapporto tra la scrittura, come lui stesso la intendeva, e l'azione poetica che questa svolgeva da una parte, accanto alla produzione sociale e politica che gli affidava dall'altra. Per lui, la riconoscibilità della propria azione attraverso la scrittura poetica non risiedeva nella persona, non c'era il mestiere di poeta, nonostante quello che poi ne scrisse Camoni. Ne rifiutava quindi il ruolo sociale, con il suo oggetto composto, teso in piccolo e in grande modo alla risultante possibile mercificazione. C'erano la durezza, la fatica della scrittura, in ragione dei tempi duri e faticosi che le stavano di fronte. Cosicché questa riconoscibilità la richiedeva solo per la propria scrittura e per ciò che essa sapeva far scaturire. Quella emozione politica che, in modi diversi, ognuno ha percepito, apprezzandola o meno. Nel contempo, amava sottolineare e farsi riconoscere, questo sì, nel suo ruolo di libraio, di produzione sociale e culturale. Chi lo ha frequentato sa con quale cura trattasse tutti i libri, come soffrisse a staccarsene, e le poesie che talvolta scriveva come accompagnamento per quelli che dovevano partire, come ho detto,
alcune sono già in questa, sono in questa raccolta, che venivano spediti per un qualche cliente e servivano quale gesto apotropaico per lasciare che una parte di sé restasse ancora con quel libro, così in tal modo per lui non scompariva del tutto. E chi lo ha frequentato anche alla Palma Verde sa inoltre come godesse dei complimenti ricevuti per la propria abilità con cui sapeva confezionare i pacchi dei libri in spedizione, studiati affinché giungessero intatti, non violentati dal viaggio e dal passaggio, spesso brutale per molte mani. Va però detto che se c'è stato qualcuno che ha saputo a suo tempo, come si dice in tempi non sospetti, allontanarsi dall'oggetto feticcio, questo è stato proprio Roversi, scegliendo modalità differenti per valorizzare la parola e la comunicazione di questa, non in odio al libro, ma a ciò che se ne stava e ancora se ne sta facendo, con ciò rimettendo in sesto la prevalenza del contenuto sul mero contenitore, un fatto oramai, e sempre con premeditazione, dimenticato. Ha cercato di avere un controllo molto specifico sulla propria comunicazione che intendeva far circolare, e per farlo si è sbarazzato di quella forma, ne ha semplicemente fatto a meno, non per sempre, non del tutto, ma ha dimostrato che quel che doveva contare stava fuori dalla forma che il libro stava assumendo. La forma che stava assumendo pareva quella di un oggetto il quale poneva, e tuttora pone, il contenuto in una zona sempre più arretrata rispetto a quello che si credeva e si crede in diritto di esprimere. I libri, alla fine, sembravano cominciare a sostenersi solo attraverso la propria carta, la copertina, la rilegatura, che sono certo tutte cose che ne fanno l'oggetto autotelico che sappiamo per quel che riguarda ciò che rappresenta. Un libro lo prendi, dovresti prenderlo, per leggerlo. Ma è proprio così? Oggi è fondamentalmente così? E pubblicare un libro è ancora quell'azione che ha in sé la necessità e condizione di comunicare ciò che quelle future pagine vogliono o tentano di dire? O i meccanismi della comunicazione l'hanno insabbiato nella rappresentazione della sola forma? Di tutto questo Roversi era pienamente consapevole e il suo amore per i libri ha sempre teso a riaffermare la parte, diciamo, virgolettandole, nobile della funzione libro, quella che neanche tanto lentamente si stava allontanando all'orizzonte. Nonostante che personalmente non riesca a fare a meno dell'oggetto libro, della sua materia, che lo soppesi come fosse un lingotto di metallo prezioso e che non riesca praticamente a leggerli se non su carta, su stampa tradizionale, mi sembra che ci sia una certa sublimità nella sua probabile futura mutazione, la quale mi appare come il frutto di una sorta di iconoclastia che, cancellando una certa materialità, ottiene intanto un primo e non disprezzabile risultato: la liberazione dalle catene di una proterva e talvolta banditesca distribuzione ad personam del libro stesso. Quanto appena detto potrà sembrare una scappatoia del problema della mercificazione della cultura, affermazione quest'ultima in verità parecchio generica, se si considera che tale mercato, nell'ambito del suo sviluppo odierno e delle tecnologie che lo attorniano, consiste non solo in elementi negativi, come quello della eterodirezione delle scelte, ma pure in un eccesso positivo, e anche in questo caso le due parole hanno bisogno di una virgolettatura, sia di quelle scelte che quindi di un possibile allargamento della quantità di persone che scelgono. Se quindi questo discorso può apparire una tale scappatoia, vorrei che si riflettesse sul rapporto che ognuno di noi intesse, o magari intesserà o vorrebbe intessere, di fronte all'oggetto libro così denudato. Spoglio della sua veste storica, non appare talmente leggero, e anche qui davvero, ma per ultime le virgolette, da doversi afferrare e stringere con forza per necessariamente renderlo pesante con il nostro interesse e conseguente lavoro? Certo, nel togliere una forma, anzi nel renderla immateriale, il libro non cederà la parte del suo peso di feticcio, impregnato di rappresentazione personale, a quella che riguarda il pensiero. Sarebbe un modo di pensare ovviamente troppo meccanicistico, ma potrebbe spingerlo a porsi nella posizione di essere nuovamente riconsiderato per ciò che deve, mancando di alcune delle sovrastrutture, ovviamente non tutte scomparirebbero, non si è naturalmente così ingenuo da pensarlo, che oggi lo appesantiscono oltre il dovuto, e anche questo per via di una sua possibile gestione più slegata dai centri di potere culturale consolidati. Una gestione quindi più controllata, più mirata,
proprio nello stile e nel solco di Roversi, attraverso l'utilizzo diffuso delle tecnologie di cui prima si accennava. Non per questo penso alle proverbiali magnifiche sorti progressive, ma a una sorte che inevitabilmente ci mette già di fronte a un'ulteriore espansione e ai conseguenti problemi della comunicazione e di una nuova collocazione della riflessione. Alla fine, il libro sui libri di Roversi spinge a un ragionamento di questo genere, o almeno ha spinto me a fare un ragionamento di questo genere, poiché l'ho letto anche come una riflessione sul corpo, e qui mi arrischierei quasi a dirlo spirituale, del libro stesso, nel senso di ciò che ha rappresentato per un certo periodo e per molte generazioni. Corpo spirituale, dato che la sua materialità era importante solo perché conteneva, cioè teneva dentro di sé, il pensiero in sé, mentre attualmente quest'ultimo è normalmente distratto da una forma sociale frutto del sistema mercificante che noi tutti sappiamo, dall'immagine che nasce, e pare ormai normale che sia così, attraverso la mediazione di una prevalenza pubblicitaria. Il che non significa, ovviamente, in senso assoluto, che quanto viene pubblicizzato sia da scartare a priori. Naturalmente il ragionamento non può essere così totalizzante, ma piuttosto che quel processo cambia inevitabilmente i presupposti di valutazione dell'oggetto, e basterebbe già essere coscienti di questo, del suo riconoscimento, e soprattutto cancella violentemente ogni altra espressione che non voglia percorrere quella strada. Così l'ascito di questo libro sui libri, con le poesie sul tarlo distruttore, che mi appare come una rodente metafora sul destino del libro, quelle di Viatico per i volumi viaggiatori, o ancora su certi volumi incerti di Vendetta che improvvisamente crollano da uno scaffale, tutto questo si rivela come una concentrazione di molti dei problemi che riguardano lo scambio emozionale, affettivo e culturale che l'intero secolo scorso ha definito, sviluppato e poi triturato. Questo è un libro sul libro che ci sta abbandonando e, secondo lo stile che è sempre stato proprio di Roversi, fornisce al problema un punto privilegiato di osservazione, di ammirazione e direi anche di commozione. Grazie. Con Roberto per i fogli di dispacci, e ha collaborato con Gilberto Centi su un'antologia dei poeti bolognesi a cui Roberto diede il suo contributo. Ci leggi qualcosa per dispacci? Sì. Un minuto. Roberto era libri, ma era anche fogli, ed era fogli branditi, fogli autoprodotti, come questo di dispacci, che è un vero cimelio storico perché ha 30 anni, infatti è stato fatto nell'82 e la notizia su cui era stato fatto era una notizia terribile, era l'uccisione in questa città di un ragazzo a botte nel quartiere della Barca. Il ragazzo si chiamava Pasquale Grisolia. E Roberto ci chiamò per fare, come succedeva con questi numeri di dispacci, quasi d'urgenza, un foglio di poesia. Leggo la sua. Camminavo sullo spazio senza alberi. Le foglie scendono sulle ali degli aerei pietrificati. La faccia di un uomo, la sua facile ironia, lentamente ruotando, si perde fra i fiori. L'aria è morbida. Ci cammino sopra come il puledro sulla pista appena innevata. L'accoglienza da parte degli amici fu ottima. Mi dovete aiutare. Cara, cara, cara sfugge via la campagna attraverso il finestrino. Cara fugge la campagna, cara, cara Dio, fugge via per sempre. Un'erba dal verde così intenso, io non l'ho mai trovata. Alla sera sembra al colore del mare profondo, l'erba, una casa bianca e sola, con un fanale rosso, sperduta nel centro della pianura. Sta lì, sola, ad aspettare l'ultimo uccello ferito a morte. Questo invito, ma io non l'ho conosciuto personalmente, Roberto Roversi. Me ne parlava di lui costantemente Gianni D'Elia quando tornava a Peso ai suoi colloqui. Credevo di incontrarlo qui, Gianni, credo che, speriamo che arrivi. Di solito arriva tardi, quindi spero che... A sola distanza, ricordo tanti anni fa, abbiamo dialogato su Bologna, quando si scriveva così su Repubblica a proposito di questa città, ricordo un suo articolo che da qualche parte ho conservato, proprio dei muri di Bologna lui parlava, perché dietro i muri vedeva le persone, ma semplicemente questo elogio del libro
che lui ha fatto, credo che l'assillo che lui avesse era quello che il libro non morisse. Io credo che il libro proprio non morirà, ognuno di noi ha un suo rapporto col libro. Io direi questo, che qualunque etimologia prendiamo, da quella latina, quella greca, quella indogermanica, indica solo concretezza, vuoi che significhi corteccia, vuoi che significhi faggio, vuoi che significhi papiro, e questo resterà. E il libro è coniuga le due polarità, proprio quella dell'estrema concretezza e anche quella dell'estrema idealità. C'è un'unica parola, in latino liber, che vuol dire sia libro che libero. Non a caso i libri li leggiamo nel tempo libero. Qui ha scritto delle belle pagine Pontigia, non mi trattengo, dico solo che il libro è una di quelle energie che ci rende liberi, non a caso, dai Maccabei fino al rogo del 33 di Hitler. Chi non ama la cultura brucia i libri, guarda caso che sono proprio un modo per essere liberi. Ecco, io non voglio dire altro, semplicemente così. L'altra sera c'è stata questa inaugurazione, sono arrivato a ridosso perché poi c'è stata un'accelerazione, giustamente, perché c'era tanta gente. Devo fare un augurio, quindi lo faccio oggi, perché allora così c'è stato, non è stato possibile. L'augurio è che questa libreria che sorge tra la biblioteca e la piazza, la biblioteca dell'Artiginnasio, la piazza Galvani, la piazza Maggiore, tra il luogo dove si conservano i libri, questa libreria nasce a metà tra l'Artiginnasio e la piazza, il luogo dove si conservano i libri, dove si vive la vita. L'augurio è che proprio come omaggio anche a Roberto Roversi, ecco, riesca a creare un nesso tra queste due realtà, perché ci è stato insegnato che di fronte al libro dobbiamo tutti accucciarci con rispetto e devozione. Grazie. Questo testo è iscritto nel Monumento ai Caduti per la Lotta di Liberazione di Bentivoglio, qui in provincia di Bologna. Sì, sono troppo lontano. Così va bene, avete sentito quello che ho detto? Così? Ripeto, chiedo scusa, visto che sentite le finestre, repetita Juve, però è stufa. Allora, ciao. Dicevo, questo testo è iscritto senza la firma di Roversi, questo la dice a lunga la persona che era, nel Monumento Caduti per la Lotta di Liberazione o Resistenza a Bentivoglio, che è un comune in provincia di Bologna. Roversi stesso mi aveva chiesto di controllare, perché se fosse veramente stato scritto, perché ormai non si muoveva più tanto, e infatti ero andato a controllare, ci sentimmo per telefono quel pomeriggio, perché non era stata fatta la cortesia di dire sì, l'abbiamo fatto, a volte. Ecco, due parole solo prima di leggere il testo. La storia era uno degli argomenti principali delle nostre discussioni, e tra queste anche la resistenza, che Roversi aveva fatto di persona e che per me restano ovviamente invece una serie di racconti sentiti in casa da protagonisti minori, certo, tra virgolette, di quella storia che vivevano nella mia famiglia. E quindi pensavamo sempre che ce ne fosse bisogno, e credo che dopo la sentenza di Stoccarda, i fatti tragici di Sant'Anna Stazzema e il monumento a un criminale di guerra con soldi pubblici come Graziani, credo che ce ne sia particolarmente bisogno. Detto questo, leggo il testo. Ricordateci, noi che la libertà l'abbiamo inseguita camminando sul fuoco. Noi falciati, sotto cieli violenti di guerra.
ricordateci, ricordate, braccia accese sono le vostre vite, per la luce dei vostri pensieri e per nuove speranze. Sì, c'è una parola che ha usato Salvatore Iemma, furore, che effettivamente è una parola che secondo me rende molto bene l'idea, anche dopo la lettura di questa lettera di Calvino, del sentimento, insomma, un furore che non è solo rabbia, insomma, anche quasi frenesia di scrivere, di non essere sconfitti, diciamo così, nella forma levigata calviniana. Mi è capitato adesso che una rivista mi chiedesse di scrivere un ritratto di Roberto e mi è venuto subito a intitolarlo La poesia furibonda, perché effettivamente questo è il sentimento forte che c'è sotto. In quella lettera di Calvino c'è da una parte calvinianamente e astutamente una resa, dall'altra un muto rimprovero, quasi come dire questa cosa non si può fare, questo furore nel momento in cui si vuole arrivare alla forma bisogna eliminarlo, bisogna farsi sconfiggere dalla forma. C'era un critico che diceva di Roversi che a volte rischia addirittura di peccare esteticamente per eccesso di generosità etica, ecco, qualcosa che probabilmente lo definisce fin dall'inizio. Io però volevo molto brevemente dire due cose su libri, cioè sul libro per cui siamo qui stasera. La poesia che avevo scelto l'ha letta già Marco Alemanno, ed è la poesia in cui si cita Brecht. Però siccome c'è qualcun altro che probabilmente non c'era ed è arrivato, e notoriamente la poesia, come diceva uno studioso, è la letteratura più in generale fatta per il riuso, cioè per essere non solo letta ma riletta, la rileggo perché secondo me è forse, non è la più rappresentativa del libro. In questo libro prevale la metafora del libro cane, del libro animale, del libro vivo, del libro foresta. C'è qualcosa che il lettore di Roversi ritrova se lo si legge da dopo Campoformio, che veniva citato adesso, passando per le descrizioni in atto e poi per l'Italia sepolta sotto la neve. Si ha un'impressione, cioè si ha l'impressione che a poco il mondo vada rarefacendosi. Quella di dopo Campoformio era ancora una cronaca epica. Poco a poco il mondo esplode nelle descrizioni in atto, in questa specie di incubo vietnamita, e poi man mano che si va avanti, leggendo Roversi degli anni 80-90, si ha appunto l'impressione che quelle sovrapposizioni di tempi, di spazi lontanissimi, di storie lontanissime, che indica già un titolo come Dopo Campoformio, che allude insieme al Settecento, ma alla resistenza, alla delusione post-resistenziale, vengano fatte queste sovrapposizioni di tempi in maniera sempre meno dichiarata. Se si legge prima Dopo Campoformio, le descrizioni in atto e poi l'Italia sepolta sotto la neve, si vede che nell'ultimo poema c'è una scrittura che apparentemente è linearissima, la linearità quasi volubile di un disegno infantile, in realtà, perché non ha più bisogno di esibire i suoi nessi, si passa da un verso all'altro, da Daubigny a Chet Baker a Che Guevara, insomma. E però ecco, la cosa che colpisce, che ha a che fare con questo libro, secondo me, è il fatto che sempre più questo mondo rarefatto c'è uno scambio di piani tra lontananze siderali, si parla di astronauti, si parla della storia e della politica mondiale, e un interno che è l'interno del libraio, cioè sembra che tra i due spazi, tra il campo lunghissimo e il fruscio dei libri, non sia rimasto niente. Appunto, l'Italia è sepolta sotto la neve, è un mondo raggelato, insomma, no? Cioè, da una parte la grande storia che non è più controllabile, non ha nemmeno più delle gerarchie attendibili, e dall'altra il libraio che, come dice in un verso dell'Italia sepolta sotto la neve, rientra nella discreta povertà della casa. Ecco, in libri c'è di nuovo questo, ci sono grandi pianure sterminate e dall'altra parte il silenzio dei conventi, però c'è in modo più giocoso, con questa rima facile, automatica, c'è un Roversi più affabile, direi. E questo quasi sempre, ma c'è una poesia che appunto è stata appena letta da Marco Alemanno, che vorrei rileggere qui, che invece mostra qual è la contraddizione del libro.
Nei libri antichi è scritta la saggezza, parola di Bre. Ma dalle severe biblioteche non esce solo il sapere lucido di Sale, non esce solo con le piume dell'esile gabbiano la poesia claudicante per l'attesa e prossima a cantare. Esce anche la ferocia del tarlo, appostato con denti di delirio. Escono grida e voci di una storia che racconta come troppe volte i sapienti si inchinarono ai potenti sorridendo. Dalle biblioteche, dice Brecht, escono anche le voci dei massacratori. Aggiungo, non le voci dei massacrati. In una grande foresta di silenzio il tempo li ha divorati. Cioè c'è la consapevolezza, insomma, che il libro, preziosissimo, è anche però, nello stesso tempo, diciamo dialetticamente, la storia dei vincitori, perché i vinti non hanno lasciato le loro orme. Credo che questo si possa mettere facilmente in relazione col fatto che Roversi, come è stato testimoniato qui, aveva una grande attenzione per quella scrittura che non è ancora stata tradotta in libro, che forse non lo sarà mai, e la leggeva come se fosse già, come se avesse la dignità di un libro compiuto. E credo che in questa scelta di non dare gerarchie, che è una scelta anche problematica, insomma, mi ricordo che io andavo, già quando ero alle superiori, tra le 2:30 e le 3:30 più o meno alla Palma Verde, e tentavo di fare qualche goffa obiezione, quasi tutte le nostre discussioni vertevano su questo, ma è, diciamo, è, la sua era, a mio avviso, il tentativo di mostrare appunto che, a differenza di quello che dell'intellettuale monopolista della poesia che ha letto Stefano Beni, no? Come dice Roversi, l'intellettuale che fa figurare come se pochissime teste lavorassero, no? Un sistema distributivo sempre più polarizzato su poche persone e su grandi numeri. Ecco, la sua scelta di leggere tutti in maniera quasi folle, di dare ascolto a tutti in maniera quasi folle, era la scelta del contrario, di ridare complessità. E forse non è un caso che nei suoi versi, che come quelli di Fortini sono così pieni di verbi all'infinito, che sembrano quasi appunti per cose da fare, no? Pazientare, uno dei verbi che torna più spesso è ascoltare, anche alla fine. Grazie. Di Roversi editore, mi limito solo qui a dire poche cose. Ho scritto un discorso più lungo, ma direi che non è opportuno. Quando andai a parlarvi dell'idea di aprire una casa editrice con altri autori, soprattutto amici comuni con i quali si lavorava in perfetta sintonia da molto tempo, ricordo che mi sottopose un fuoco di domande incredibile. Quello che mi stupì, anche se ci conoscevamo da parecchio tempo, era l'oggetto delle sue domande. Volle che vi descrivessi nei dettagli le modalità concrete del processo di realizzazione dei libri, così come lo avevamo ipotizzato. Carta, dimensioni, caratteri, tipo di stampa, scelta di tipografie, tempi di realizzazione, numero di volumi, poi il catalogo, la comunicazione, i costi, soprattutto i costi e in particolare la distribuzione. Era molto pensieroso. Mentre parlavo mi accorgevo che valutava con attenzione tutti i particolari e ne chiedeva altri dove non vedeva cose chiare e metteva tutto in fila. Erano gli aspetti concreti e materiali di un mestiere, quelli di cui parlavamo. Era l'artigiano, nel senso alto e dignitoso che la parola esprime, che mi ascoltava e mi diceva, con disincanto. Approvò il nostro progetto, non senza ricordarmi, sottolineando, alcuni casi concreti, di come molti ottimi e ben intenzionati editori si fossero giocati e avessero perso intere fortune, in avventure editoriali. Noi però, gli avevo garantito, avremmo stampato solo poche copie, solo quelle che di volta in volta e ragionevolmente pensavamo che avremmo venduto. E gli avevo anche detto che avremmo distribuito direttamente i nostri libri e infine che sapevamo bene che con quell'attività non avremmo potuto comprarci il pane quotidiano. Dopo continuavo quel pomeriggio col dialogo che invece mi era aspettata venisse sin dall'inizio. Cosa avremmo pubblicato? Che piano editoriale avevamo in mente? Quali autori pensavamo di coinvolgere? Della sua scelta di rimanere fuori dal sistema del mercato culturale, come autore ma anche come editore, va ricordato, io credo che non sia stata capita fino in fondo la portata. Il mercato, e allo stesso modo il mercato culturale, è governato da semplici leggi. Cosa si vende più facilmente?
questo è quello che conta, è quello che si produce e quello che si trova in libreria. Però, ha detto e scritto non so in quale occasione Roversi, si può considerare l'opportunità di non rassegnarsi. È in questa logica, credo che deve essere letta dunque la sua scelta di uscire da questo gioco, come autore e come editore, assumendosi le responsabilità del lavoro, operando con modalità scelte non subite, rivolgendosi a persone dotate di interesse per la scrittura. Roversi ha scelto un altro passo, infinitamente più avanti di quanto ancora si pensi. Ha fatto una scelta che dice e riflette la sua visione del mondo e che impegna profondamente la sua poetica. Finito il dopoguerra, scrive in Conversazioni in atto, si era messa in moto una diversa violenza, torbida e costante, inesorabile, meno manifesta ma atroce, perché non lasciava scampo, dato che era finalizzata a compiere uno sterminio danno zero contro la civiltà, il mondo, la cultura contadina. In officina titola «L'uomo di cultura ha una nuova responsabilità». Nella nuova serie di officina, la rubrica «La nostra storia» cambierà nome per intitolarsi «Il nuovo impegno». Con gli altri che bisogna uccidere il tiranno e non uso questa sporca lingua invece per i miei private. Ecco, buonasera a tutti voi. Ricordo innanzitutto che fra le tante bellissime parole che diceva Roberto c'era un'espressione che spesso mi è tornata in mente e che adesso vedo anche comparire in qualche annuncio in maniera inattesa. Diceva teniamo botta, ecco, teniamo botta. E una cosa che si intende subito, si intende come senso, sentimento e concetto. Ecco, mi è piaciuto che prima, insomma, è venuta fuori la parola speranza, perché non era una cosa che usava spesso Roberto, ma si sente da alcune poesie in particolare quanto sia importante questo sentimento e anche questo pensiero vero, autentico, e questo coraggio. Bernanò diceva che la speranza è la virtù più virile, virile non perché non riguardi le donne, evidentemente, ma per dire insomma la virtù suprema, tutto sommato, quella che richiede più coraggio e quindi più cuore. Ecco, io leggerei due poesie di Roberto fra le tante delle poesie che ha scritto e sono poesie che con molta gioia ho voluto leggere nei giorni scorsi, quest'ultimo periodo in Piazza Verdi ai ragazzi, agli studenti, ai passanti, e ne scelgo una che è questa, che è tratta in realtà da questo lungo poema che poi è stato pubblicato per intero e che ha per titolo appunto L'Italia sepolta sotto la neve. Riflessioni, osservando il mare in tempesta, nell'agosto del 1999, il mondo s'apre come la mela tempestata dalle api. I libri ascoltano il rumore del mondo, piccolano come gli uccelli negli scaffali, dentro la grande foresta dei segni. Cose grandi accadono che la mano nel pugno non può contenere. Gli occhi piangono la primavera morte, l'estate morte, e nessuna alba precipitosa sopravviene a degrignare denti sul ghiaccio dei pensieri. Laggiù stanno annidati gli uomini con gli occhi socchiusi. Là un dio tuonava inseguendo il fuoco del tramonto, e i libri lividi nel silenzio delle sale vibrano e si stringono impauriti. Fulmine e fuoco oltre i vetri nel mondo gridano i libri perché la città
e assediata. Temono essi il fuoco. Cosa vedranno ancora i nostri occhi? Navi affondate nel mare, ma sulle onde camminavano gli uomini. Se avete sentito bene come... Intanto c'è una cosa che naturalmente mi piace in particolare, una citazione baudrillardiana che non è l'unica, questa immagine famosa della foresta dei simboli, dice Baudrillard, dei simboli, e Roberto dice foresta dei segni, l'ha usata altrove anche, evidentemente gli era molto cara questa immagine, ma poi avete sentito questo bellissimo ultimo verso, ma sulle onde camminavano gli uomini, dove appunto se non è rappresentata la fede, è rappresentata la fiducia, che è anch'essa essenziale nella sua immanenza, diciamo così. Ecco, adesso una piccola poesia che per la verità non ricordo più da dove l'ho tolta, perché l'avevo scelta per un concerto musicale e poetico che fu fatto in Santo Stefano 2-3 anni fa e fu letta da Matteo Belli. E francamente è una bella poesia piccola, come sentirete, e poi esprime un sentimento che ci è necessario, molto bello, addirittura commovente, mi pare, nella sua semplicità, nella sua purezza e nel suo candore. Probabilmente presa da uno dei fogli di dispacci, ma francamente non ricordo. La neve è calda come il tempo della neve. Da una finestra in aperta campagna, il palmo della mano di un ragazzo cerca di stringere un poco d'erba distesa sotto la neve. Guardare è un sogno. Quante cose avrei potuto fare se fossi stato diverso. Povero passero, uccello gramo, arrivato a questo punto del volo, mi rendo conto della fragilità del ramo e ricomincio a volare. Il mio ricordo di Roberto, anche se Roberto ci ha lasciato chiedendo di non essere commemorato, e la sua libreria. La libreria Palma Verde, entrare dentro la libreria Palma Verde, prima in via Castiglione, io l'ho conosciuta da lì, e poi in via dei Poeti. La libreria era veramente il modo migliore per cui ogni scrittore, ogni sedicente tale, poeta o scrittore, potesse entrare perfettamente in sintonia con quello che era il mondo dei libri. E quindi, a questo punto, con il libro che, l'ultimo libro che ci ha lasciato Roberto. Era veramente la possibilità di vedere com'era, di palpare, di sentirlo proprio tattilmente il libro, di vedere che cos'era, la sua storia, il suo perché, la cura con cui Roberto li trattava, con cui li impacchettava per spedirli. Cos'è stato? Tre anni prima che la libreria chiudesse, io avevo trovato una piccola grammatica tedesca, una grammatica degli anni 30, buttata via, distrutta. L'amore di Roberto per quei libri era forse maggiore dei libri nuovi, per quello per i libri nuovi. Io gli dissi, so che ti piace molto avere fra le mani libri vecchi, anche un po' stazionati, un po' rovinati, io te lo vorrei regalare. Lui disse, no, dammelo, io te lo curo, te lo riaggiusto e te lo ridò. Nel giro di un paio di mesi me lo ridiede, ricopertinato, rincollato con un'altra sovracopertina, tutto fatto di sua mano. L'amore per il libro era quello anche, è soprattutto questo. E di Roberto altro non posso dire se non il fatto stesso che stando con lui, lavorando con lui, lavorando con tutti gli altri che hanno fatto parte della cooperativa di spacci prima, ma anche separatamente, tutti quanti noi abbiamo sentito forse anche com'era
importante invece il confronto fra le persone, il confronto da opposti fronti su quello che si scriveva, su quello che girava per il mondo, e la partecipazione insieme su un progetto comune, però ribadisco sempre sul confronto. L'idea che su rivista, su foglio, questa cosa potesse nascere, potesse crescere, potesse andare avanti. In un mondo come quello da adesso, per cui le nostre comunicazioni stesse sono comunicazioni che avvengono in maniera per l'80% telematiche, in cui le riviste, se ci sono, sono fatte da un individuo, soprattutto in internet, e poche volte su carta. Se sono fatte comunque su carta, molto spesso sono fatte ugualmente da un individuo che raccoglie materiali, e quindi non c'è reale confronto, ma soltanto un mappare, un collazionare idee di altri. Insomma, l'esperienza fatta con Roberto, che potrebbe finire collegiale o cooperativistica, è stata anche questa una cosa molto importante. E poi, come ho scritto da un'altra parte, quello che io debbo a Roberto è stato l'ascolto gratuito, disinteressato, curioso per la mia scrittura, che era all'inizio. E la stessa cosa dovrebbero fare molti di quelli che, tutti quelli che hanno partecipato, che sono andati da lui, l'ascolto che ha avuto per noi, poeti, poetastri, scrittori, scriventi, deboli, forti, microscopici o grandi, è stata questa, cioè il fatto che lui comunque, questa è stata la mia esperienza, leggesse in maniera disinteressata, gratuita, con curiosità, e mettesse questa sua esperienza pluridecennale al nostro servizio, non sopravanzasse, non schiacciasse, neanche con il suggerimento, ma soltanto con il confronto. Io penso di dover molto a Roberto in questa direzione, in queste direzioni, e nient'altro. Non l'ho conosciuto pur vivendo in questa città. Beh, non lo so perché non sono andato a cercarlo, no? Insomma, questo è un po' l'interrogativo, no? Che mi pongo ogni tanto. Però avevo un amico che era in comune con Roversi, e questo è di Canzian, che è un poeta di Trieste, il quale insieme ogni anno organizziamo questa sul sentiero di Rilke, poeti e poete di pace, intendendo non soltanto contro quelle guerre esterne, ma anche quelle interne, no? Contro i migranti, e poi, tra le altre cose, anche delle iniziative alla Risiera, no? Che è uno dei luoghi, i campi di concentramento, e ogni anno viene regalato un premio, no? E questo Canzian ha mandato a Roversi un premio della Risiera, un premio come poeta, e Roversi lo ha restituito, non ha voluto questo premio, no? Vuol dire soltanto questo, però insomma, Roberto, significativo. Questo ci lascio soltanto questo. Però insomma è interessante, diciamo che con Roberto condivido una passione che è quella dell'autoproduzione, no? Quindi non tanto dal centro quanto dalla periferia, da via Fioravanti 24, dove c'è un centro sociale, dal 2003. Noi produciamo dei testi, facciamo delle iniziative in autoproduzione, tra l'altro l'XM in questo momento è anche a rischio di essere un po' spezzato a metà da una rotonda, no? Di cui in qualche modo non se ne capisce la necessità, no? Quindi questo è un punto che lascio, no? E poi da quel luogo lì, da quella periferia, che è la Bolognina, insomma, c'è all'interno un laboratorio del 2003 dove si produce, si autoproducono dei testi, insomma, oltre a essere i dipinti di blu, no? I graffiti, ci sono anche in qualche modo poeti e poeti che si incontrano in qualche modo lì nella periferia, insomma, in questo luogo, perché insomma la periferia ha un significato molto profondo, cioè è un po' un luogo dove le acque in qualche modo storiche di Bologna si confondono con le acque oceaniche dei migranti, e insomma se passate la Bolognina, questa è con un occhio diciamo non centrico ma centrico, scoprirete in qualche modo questa trasformazione che a qualcuno fa paura, questa diversità, questi volti differenti, questi sguardi, però invece proprio lì è il nostro soul bolognese, no? E lì, insomma, dalla periferia, insomma, continuiamo un'opera roversiana. Un saluto. Mi chiamo Gianfranco Leni. E in questo momento io sono un regista e ho un passato di fotografia alle spalle di più di 30 anni nel cinema italiano.
ma vi voglio raccontare come è nato il mio rapporto con i libri e come è nato il mio amore con questo straordinario personaggio che era Roversi. Attraverso una insegnante che si chiamava Lia Felici Piazza, amica di mia madre, io cercavo disperatamente un libro della Scala d'Oro, che era la leggenda di Sigfrido, perché poi io ho sempre amato, e anche allora ragazzino amavo Wagner, e questa signora mi disse: vai in via Caduti di Cefalonia, che forse lì puoi trovare questo libro, che era un libro vecchissimo, eccetera. E io andai abbastanza timoroso e venni accolto da una signora e da un signore di una gentilezza e di una simpatia e di una affettuosità indimenticabile. Io dissi i miei desideri, riviste di cinema e questo famoso libro della Scala d'Oro, e dopo qualche tempo proprio Roversi mi telefonò e mi disse: l'abbiamo trovato. E io mi precipitai da lui, e da quella volta lì siamo diventati amici. Io ho letto i suoi libri, ho conosciuto la sua poesia, ma soprattutto ho conosciuto un uomo di una disponibilità, di una gentilezza che mi ha fatto per sempre amare i libri. Grazie.